Buonasera e bentornati a Studio Aperto. Anche quest'estate, come le scorse, secondo i dati, è l'estate più calda degli ultimi 54 anni. Conseguenze? Gente sudata per strada. Gente che si lamenta in strada. Gente che si lamenta in strada sudando. Sono tante le storie legate al caldo, ma oggi ne analizzeremo una in particolare. Signore e signori, vi presentiamo questo ragazzo. Gli split di casa sua si sono rotti e sono ormai 2 settimane che abita nel suo frigo. Non ha più contatti col mondo esterno. Gli suda pure il buco del c***o. Il suo nome è Dottor Emmet. Gesù, aiutami tu. Oggi questo ragazzo dovrà tentare un'impresa eroica. Dovrà provare a scendere di casa. Chiamerà un amico per farsi dare saggi consigli al riguardo. Pronto? Gigi! Uè, bella ebete! Però non immagini che caldo che fa a casa mia! No, invece da me si sta una bellezza con questi split. No, a me si sono rotti gli split, fra! Fra, sei inguaiato! No, ti giuro, sto morendo di caldo. Fa così caldo che Windows apre le finestre da solo. Fa così caldo che oramai l'inno nazionale fa allarghiamoci a corte. Fa così caldo che le mie freddure sono diventate fritture! Si devo dire, mi dispiace. Cioè, ma ti rendi conto? Ho messo un post sopra Facebook per dire che stanotte dormo senza coperte perché fa troppo caldo e poi mi è arrivata la notifica che diceva questo elemento piace a 38 zanzare. Mamma mia. Non si può vivere, fra, non si può vivere. Comunque oggi, fra, devo scendere a tutti i costi perché devo fare una commissione importante. Però non posso scendere con questo calore. Cioè, tu che sei un genio, consigliami qualcosa, dai. Non lo so, mettiti vestiti leggeri. No, fra, è inutile, fa caldo lo stesso. Allora fai una cosa, comprati un ventilatore portatile. E il ventilatore portatile? Cioè, non c'ho i soldi per comprarmi delle caramelle, figurati il ventilatore portatile. Fra, io sono povero, sono così povero, pensa che vado a prendere il sole sul terrazzo condominiale abusivamente. Madò, sto caldo pure qua. No, fra, ho trovato, fatti la doccia vestito, così poi in mezzo alla strada, con i vestiti tutti quanti bagnati, stai freschissimo. Potrebbe essere una buona idea. Calda pure l'acqua, mannaccia. No, vabbè, no, è una cretinata, no. E che ti devo dire? Vai nudo! E fra, mi sa che mi arrestano! Ho capito. Solo una cosa puoi fare. Quale? Suicidati. Buttati dal palazzo più alto della tua città. Come nel gioco della capra blu. Vabbè, la balena blu, comunque il suicidio. Mi sembra esagerato. Vabbè, è uguale. Comunque fallo. E va bene, mi suicido. Lo farò. Bravo, così si fa. Bravo, bravo. Ciao. Il ragazzo si asciuga il lurido sudore e va a suicidarsi. Vado! E basta con sta musica! Uffa! Pronto? Parlo con dottor Ebete? Sì, chi è? Sono il portiere. Scommetto che sia sopra al terrazzo, né? Sì. Sta la videosorveglianza qua. Senti, là sopra non si può andare, perché oltraggio a questa regola sono 30 euro di multa. Ma io la multa non la posso pagare, sono povero, non c'ho manco una lira. Non puoi pagare. Vabbè, non ti preoccupare, vieni a casa mia, ti do una bella punizione io, vieni, vieni. Vabbè. Il ragazzo dovrà scontare la più cruenta punizione che l'uomo potesse mai inventare. Buonasera. Buonasera un corno, tieni, tieni. Tieni, tieni, ti faccio un po' pulire i cessi. No, ma che schifo, ma... Vuoi la multa, eh? No. E allora vieni a pulire, vieni, vieni. Ma poi, per opera divina, succederà qualcosa di straordinario. Scusate, ma ci sta l'aria condizionata? Sì. E funziona! È chiaro! Lei è un angelo! Lei è un angelo! Ma sto caldo ha fatto scivazzare le persone! Pazzo!